Hello! Buongiorno! Buondì! Salve! Stavolta l'ho fatta prima le trecce. Salve, buongiorno! Buon pomeriggio! Ho sonno. Questo tempo è soporifero. Diciamo così, il fatto che siano le 4 e mezzo sia buio pestissimo mi fa venire un sacco sonno. Buongiorno! Buongiorno! Hello, hello! Come sta procedendo la vostra settimana? Siamo a metà settimana! Sì! Siamo a metà settimana. Quanto è bello il mercoledì! Il mercoledì è tipo il giro di boa. Uno arriva mercoledì, sopravvive a mercoledì e poi è quasi in discesa. Non vedo l'ora di rilassarmi un po'. Anche io voglio la vacanza. Salve! È il tempo a dir poco perfetto per una cioccolata calda. Esatto. Io in casa ho sia il ciobar che la panna, quindi sai lo canta anche oggi? No, porello, lasciatelo stare. Io odio il mercoledì, come mai? Cos'hai contro il mercoledì? Mercoledì è un giorno neutro alla fine, no? Aspettate che mi siedo in maniera improbabile, mi uccido le caviglie. Ok, sono troppo alta. Questa maglia devo smetterla di usarla in streaming perché è disturbantissima. È mercoledì, giusto? Best giorno è la domenica. Ma per noi è un giorno lavorativo alla fine la domenica, quindi ni. Per me best giorno penso sia venerdì. Venerdì è il best giorno perché alla fine lavoriamo ma poco e poi il giorno dopo è sabato. E ok, sabato di base dovrebbe essere full libero, quindi uno dice best giorno è sabato, ma poter avere la concezione del giorno libero il giorno dopo è troppo più bello, mentre quando sei effettivamente dentro il giorno libero, poi sei lì che pensi merda, però poi quando finisce non sono più libera, no? E quindi venerdì, mercoledì ho l'orario prolungato, vabbè allora capisco. Giornata normale per ora, vediamo come va il resto. Giusto. Venerdì è il migliore. Oh, vedo che siamo d'accordo. Allora, facciamo una poll. Qual è il giorno che preferite della settimana? No, tutti inclusi, dai, tutti inclusi. Giorno migliore della settimana. Vai, votate. Che devo fare io? Sono persa. Ah già, abbiamo fatto evolvere la masnada di roba, giusto. Ci manca la pietratuono che possiamo andare a prendere. Dove cazzo la prendiamo? Era qua al lago? Dragofuria. Non ho sbloccato, allora andiamo qua. Non ci posso andare. Dove sei andato? Io dove sono? Partiamo dal presupposto. Io dove sono? Sono qui. Ok, devo andare qua, quindi ci vado a piedi. Quanto vorrei una mappa a modo. Alla fine il posto lunedì che è quasi sempre una merda. Sì, perché tu dici, vabbè, lunedì ti metti l'anima in pace, martedì è peggio. Fifo, ciao. Aiuto! Aiuto! Mamma mia! Mi hai fatto prendere un colpo perché stavo cercando di farmi arrivare addosso questo Pokémon e quindi ero Ragazzi, concentratissima. che ride vi resetto questa sera? Un Duraludon tattico? In che senso audio ovattato? Quello che ti dicevo ieri. Praticamente i driver hanno cominciato a far casino. Guarda, aspetta un Vai. secondo. Ora non lo sentono più, sta a vedere. Cioè, ora sentono l'audio normale. Merda! Boh, ma non lo so, Merda, è vero. Non so perché fa così. È vero, anche io sento la differenza. Lo so. Lo spavento di Chiara mi ha fatto spaventare. Un tattico Duraludon Gigamax con Steelwart. Chiedono Duraldon, sì, vai. Allora approfittane per chiedere quale ride vogliono. Io intanto sto andando a recuperare una pietra tuono.
Il bello di queste live è che io posso anche fare cose senza necessariamente. Anzi, alternativamente, scusami, alternativamente, ragazzi, vi posso prendere anche, visto che avete visto il team dell'altra volta, un colossal. Cosa? Un colossal in Gigamax con vapor macchina. Perché avete visto che il team funziona molto bene e secondo me funzionerà anche meglio in Gigamax. Perché è vero che, scusami adesso mi prendo lo spot. Ma io tanto ti ho detto, sto cercando una pietra, quindi non è un problema. Essendo che Duraludon Gigamax, perdonatemi, scusate, essendo che Colossal Dynamax con la roccia mette la tempesta di sabbia, questo comporta sì, ok, una crescita della sua difesa speciale, ma la sua difesa speciale è già molto alta, e poi l'uccisione dei Sash, perché ovviamente una volta che colpisce il Sash e attiva la tempesta di sabbia, la Terrempesta fa l'ultimo PS della Sash sul Pokémon e lo uccide. Ma con la Gigamax di Colossal succede la stessa cosa. Si perde la difesa speciale in più perché la Terrempesta non viene settata, ma le Sash muoiono uguale, e non solo muoiono le Sash, come Charizard ogni turno un sesto dei Pokémon, cioè un sesto dei PS di tutti i Pokémon non roccia viene perso. Quindi è fortissimo, perché con la Weakness Policy e un sesto di danno che ogni turno viene messo sui Pokémon avversari, tu hai le kill anche su Pokémon che teoricamente reggerebbero. Quindi secondo me sono entrambi molto fighi, e forse nel team che sto portando, quando sbloccheranno il VGC con Colossal, Colossal è anche meglio. Quindi ditemi voi, ragazzi, vuoi fare una poll? Fate pure una poll. A me intanto stava facendo crepare il fatto che c'è lui che cammina. Lui cammina. Sì, è un bravo. Sì, ma nel momento. Ragazzo, aspetta, guarda. Quando ti vede, ti vuole attaccare. Guarda, uscito dai peggiori incubi. Poi tanto però esci dal. Samara di Derin. Davvero? Un Leafeon! Prendiamolo. Anzi, no, cambia idea. Perché il punto è che sto tirando su tutti i Pokémon facendo rinascere la pensione. Sì. E quindi anche quelli che vado a catturare in giro, poi li brido di nuovo perché mi piace complicarmi la vita, no? Questo qui. Ma io posso fare gli Eevee e poi farli evolvere. Eh beh, ne fai uno meno, sì. Ma poi lui è diverso. Che vuol dire diverso? Non è il breed index, è il live index. È il mio live index, le regole le faccio io. Cioè, e poi lui non è nato nella pensione, capito? Per di erba formula. Vabbè ragazzi, io intanto allora ho deciso, vi faccio Colossal perché interessa anche a me. Lo voglio anche io. Ma questo è il raduno. Le sardine. Guarda! Ti giuro mi sembrava. Sono 4! 5! Tantissimi! Ok, quindi intorno a ognuna di queste pietre c'è una pietra? Ma dai, ma che fico! Non lo sapevo! Mi piace un sacco! E quindi questo immagino sia il posto dove poppano anche le evolution in base al tempo. Basta. Questo è già passato. Che fico, bella roba. Ok, fatta la poll. Oh, ciao. Tu come mi insegui? Ma aiuto. Ti teleporti. Un corpetto assalto. Un grande fungo. Un grande puffo. Un grande sunto. Allora, chi abbiamo in ordine? Ah.
Allora, per numero di Pokédex. Ora facciamo lui e lo registriamo anche. Siamo arrivati fino qua, quindi dobbiamo andare a prendere Lotad. E poi qualche volenteroso mi deve scambiare un Seedot. Poi ci serve Chewtle. Tu dove stai? Qua, fichissimo. Col sole. Se no stai qui. Io. Che ha un Seedot in Chic Ball. Ciao. Allora, intanto facciamo che devo prima aprire la squadra e poi premere R se no salva. Prendiamo il nostro Chargy Buggy, lo mettiamo qua. Apriamo la borsa. Ya, yeah. Sta anche per terminare, sono gli ultimi secondi. Ha vinto Colossal Gigamax Vaporeon. E quello volevi? Osvaldo. Te lo ricordi Osvaldo? Allora, rimettiamo Osby al suo posto. Oh, quindi qua ci mancano esclusivamente le Gigamax. Questi sono tutti i Pokémon che devo breedare. Yeah. Ah, tra l'altro, chi è che vuole uno Snorlax? Yeah, ieri me ne sono dimenticata. Ok, facciamo così. Chi mi passa Seedot in cambio gli do Snorlax. È uno Snorlax Gigamax inutilissimo. Perché è immunità. Però è da collezione, vedi. Allora... A noi serve. Ma si pescherà. Si dovrà pescare. Ma serve anche lui, quindi lo prendiamo. Ok, lotta nell'erba, vabbè, non importa, ne serve anche lui. Spara nell'overworld, ok. Fantastico. Oh, ci ha crittato. Perché lui si vede? Eh? Perché lui si vede? Perché lo ribrido. Le evolution le brido tutte quante da Eevee. Sì, ma lì dai tutti i livelli 1. Se sono stadio base, sì. Se no li faccio evolvere. Tu lascia fare che ieri stavo facendo. Ieri ho fatto live di evoluzione dopo i ride. E quindi tutti quanti. Tutte le uova che avevo fatto le ho. Cioè, le avevo già fatte schiudere. Quindi tutti i livelli 1 li ho fatti evolvere per avere le evoluzioni. E niente, vabbè, cioè, sai che ho le fisse io. Allora, Lotad nell'erba. Ma nell'erba nel senso che è uno di quelli. Vediamo anche lui. Ah no, nell'overworld, quindi ancora non c'è. E cerchiamolo. Nuzleaf in Chic. Chi vuole? Ferdi, scegli qualcuno. Però a me tanto cambia. Non cambia niente. Figo. Parabarabam.
Vabbè, ma intanto catturo la roba che c'è qui, tanto vedo. Ok, allora io metto il codice per lo scambio, il primo che si collega vince, va bene. Però deve essere in Shikball. Io lo posso vedere dallo scambio se è in Shikball. È importante. Trovo utile dirvi che nella stessa den di Colossal si trova anche Barbara. L'ho appena visto. Perché siamo in wireless, ti ho appena visto avvistare Barbara col dentro il ride. Cosa bruttissima. Ok, se premo più riesco a vedere anche la Pokéball, fantastico. Va bene, allora, scambio il link. Inizia impostando la password. La password è 5550. Turu turu turu. Ok, info Pokémon. Va bene. Intanto grazie mille a Alessaghi in 13 che si iscrive per la prima volta, ma grazie, benvenutissimo. E a AlwaysPenny89 che si iscrive per il sesto mese mentre questo staffal cerca disperatamente di uccidermi. Grazie. Grazie un sacco. E intanto Kumiko che affronta un Gigalax. Nessuno ha mai catturato un Seedot, esatto. Aleph Prez regala 2 sub, ma grazie mille. I fortunati sono Nicolol001 e Sapphire24. Grazie mille, caro. Sudovudo di merda. Ma io posso... Oh, ok. Ah, ok. A Kisame mi fido. Scambio. Anche Ferdi online. Ferdi, ti scoutiamo mentre sei online. Che figa la nuova schermata di scambio, un sacco bella. E intanto Iron Fist 997 si iscrive per il primo mese, grazie e benvenuto nei subini. Riceviamo la card. Usiamo. Grazie mille, cara. Andiamo a vedere la card. Ma che bella! Ma che bella card! Molto bella. Quel simbolino lì con il Rotomdex e la coroncina è per il completamento del Pokédex? Fico. Fico, fico, ce l'avremo anche noi. Allora, intanto io mi metto qui tra quelli da briddare. Lui. Lui qua, che mi sa che il suo numero di Pokédex è un po' più alto, invece lui era subito dopo. Se non mi sbaglio erano Lotad, Seedot e poi Chewtle. 42, ci sta. Tu-ru-tu.
60 Snorlax giga catturati, nessuno con mediocre in speed. Come si edita la card? Lo puoi fare tramite il Rotomina, quindi il terminale Rotom dentro i centri Pokémon. Oh, vediamo chi è che possiamo pescare con Laura. Dicevo, tramite il computer con Rotom dentro i centri Pokémon. Dentro il menu c'è anche l'opzione per le card. C'è un numero massimo di box, sì, mi pare 12. Chewtle ce l'abbiamo già preso. Fan Chewtle, addio. Queste shiny, no. Aveva semplicemente tipo qualche mossa. Non sono staffa, ci sono. Prendiamo un Mincino. Sì, 32, ho detto 12. No, 32. Non mi sembra aver detto 12. Ho detto 12? Merda, davvero? No, 32, assolutamente 32. Non so perché ho detto 12. Ma oggi non è la prima volta che dico un numero che è totalmente diverso dal numero che avevo intenzione di dire. Non lo so, è una nuova forma di sconnessione. Intanto Cocoon Master 89 si iscrive per il primo mese, ma grazie! Come va la ricerca del raid? Sudovuto di merda. Sudovuto di merda, un ottimo commento. Oh, lui. Prendiamolo. Io però a monte ero qui per Lotad e non sta venendo fuori. Volevo chiedere, ma in giro si trovano consigli su che raid conviene rimpinguare con le due stelle? Quali hanno determinati tipi di Pokémon? O si va a naso? Domani esce un video apposito. Così come abbiamo fatto la guida per il breeding competitivo, domani esce una guida a come funzionano i raid. Quindi anche informazioni di questo tipo. Che non è solamente legato alle Gigamax, ragazzi. No, in generale a come, diciamo, ottimizzare il farming dei raid, direi. E rompere il gioco. Senza romperlo però. E romperlo per modo di dire. Soft romperlo. Soft romperlo. Giusto. Mamma mia, questi staffal. Sì, scuotiamo un po' questo albero. Tre bacche. Ancora un po', arriviamo a 5. Dai, 5 va bene. No, ancora un pochino. Ok, dai, sei basta. Andiamo a prendere lui. Prima della terra selvaggia, dove arrivi la prima volta? Mo ci vado. Secondo voi quando uscirà Toxtricity Giga? È troppo bello, ne ho bisogno nella mia vita, ma Game Freak è cattiva. Boh. Io sinceramente non mi aspettavo che Snorlax uscisse ora. Mi aspettavo uscisse più in là. Quindi non ho veramente idea. Potrebbe anche essere quello. Cioè potrebbe far parte della prossima ondata di raid appena finisce quella di Snorlax. Intanto Filippo C99 si iscrive per il terzo mese, ma grazie! Allora benvenuto nel gruppo dei subini, nel gruppo Telegram. Boschetto ombra luce. Ok. Allora, ci manca ancora lui. Lui è uno degli esclusivi di Scudo. E quando stavo giocando una delle prime partite che ho fatto, ne volevo prendere uno per passarlo a Fra per fargli completare il Pokédex. E non ero molto alta di livello e non avevo tantissime ball e questo stronzo continuava a uscire, ma in continuazione gli ho shardato contro qualcosa come 15 ball miste e alla fine è entrato, ma appena finito il Pokédex insieme a te, ma che bello! Che giga non ci sono ancora disponibili? Allora Toxtricity e poi tecnicamente Melmetal, poi basta.
Dico tecnicamente Melmetal perché ovviamente Toxtricity normale in game è presente, Melmetal normale no. Quindi per quanto ne sappiamo potrebbe anche non essere mai disponibile. Latios, esatto. Quanto correte veloci ragazzi, mamma mia. No, Dotto, ti abbiamo già. Quindi il primo posto in cui arriva la terra selvaggia è questo. Sto cercando un Lotad barra l'ombre barra ludicolo. Oh, devo andare offline. Perché sennò le dura. Hai trovato un Onix. Di merda. Come Sudowoodo. Cos'è che stai cercando? Colossal? Yeah. Giga. Sì. Io ho trovato un Centiscorch, Giga. Merda, ascolta, com'è che funziona il 100%? Devo farlo online? No, 100% questo non lo puoi prendere. Ok. Perché è quell'evento. Ok. Hai 20 di catch rate se lo fai da te. È uguale se lo osti. Allora vai, chi vuole farsi questo Centiscorch Giga? Lo facciamo insieme, così io lo posso perdere mentre provo a catturarlo in Chic Ball, ragazzi. Ovviamente anche le Gigamax in Chic Ball. Pazza. Senti, Snorlax l'ho già preso. E intanto Davide Sceretta ci fa una donazione e ci scrive: ciao Chiara Ontas, giusto, ma questi click che sento in sottofondo sono di un Francesco che si accende una sigaretta. Io sono curioso, forse non ho altre occasioni per chiedertelo, ma cosa ti aspetti a livello di annunci e vincitore ai Game Awards? Allora no, i clicchi penso fossero della Switch. E vincitore ai Game Awards non lo so, perché sono abbastanza d'accordo nel vedere tra GOTY, quindi miglior gioco dell'anno, insomma Game of the Year, tra i sei candidati, vedere la scelta ridotta tra Smash e Death Stranding, semplicemente perché gli altri non penso che abbiano qualcosa di epocale da mostrare, insomma, da mettere sul piatto, laddove quello che credo possa essere considerato epocale di Death Stranding è il feel durante le parti di narrazione, cioè l'unione tra l'aspetto tecnico incredibile con cui hanno reso i personaggi, e quindi tutte quante le emozioni dei personaggi sono spesso molto ben rese dai modelli 3D, e inoltre la colonna sonora è fenomenale, hanno scelto delle canzoni bellissime. E però a parte questo, il concept alla fine non mi sembra rivoluzionario. C'era Zalina che mi ha fatto morire perché ai tempi dei primissimi giorni di uscita di Death Stranding commentò su Facebook dicendo: Death Stranding è Animal Crossing per maschi, però, no? Che i maschi non possono permettersi di dire di giocare a Animal Crossing, ma con Death Stranding possono farlo. E quindi possono anche loro gasarsi del faccio una cosa che è utile agli altri, così gli altri la usano. E questa cosa mi ha fatto un sacco ridere. Però ecco, di base, il tipo di multiplayer in differita che sfrutta Death Stranding, secondo me, non è una cosa di mai visto. E quindi, boh, non lo so, non so se l'esperienza emotiva può essere sufficiente per candidarlo a Game of the Year, cioè per eleggerlo, non candidarlo ovviamente a Game of the Year.
Senza contare che, come vi accennavo, siamo rimasti un po' così quando siamo arrivati a quello che era il colpo di scena più grosso di tutti, che insomma, secondo noi non era un colpo di scena. E quindi anche questo pesa sul giudizio di quanto possa essere groundbreaking questo titolo. Al contrario, Smash ha dietro un lavoro enciclopedico incredibile, che penso difficilmente possa essere paragonabile a qualcos'altro. E quindi, se noi vogliamo vedere il titolo di Game of the Year come gioco che ha, diciamo, fatto la sua parte per rivoluzionare in qualche modo il suo settore di ambito videoludico, penso che vinca Smash da questo punto di vista. E però le giurie sono abbastanza, come dire, orientate politicamente, passatemi il termine. Cioè, Death Stranding è stato mezzo ucciso in America, un po' per partito preso. E quindi la situazione che ci potrebbe essere è la parte di giuria europea che vota soltanto per Death Stranding, la parte di giuria americana che vota soltanto per Smash. Quindi non lo so. Ragazzi, io vi comunico che Colossal è un'allucinazione collettiva e non Non esiste. esiste. Sono Ok. sicuro. Ferdi, intanto gioca, ma qualcuno lo fa con me o no? Io stavo aspettando qualche volenteroso volesse entrare nel raid. Allora, Volta al 90, Foma al 98, vi ho già fra gli amici. Vai, e Ferdi, andata. Va bene così. Allora. Mi manca Volta al 90. Che Foma dovrei averti già? Ok, sì, giusto, Kumiko. Hai ragione, porta pazienza, ma troppi nickname, dai. Passami il codice amico. Colossal non esiste, buona sapersi. Ragazzi, vi posso far ridere? Allora, sto resettando, ma ho sbagliato e sono entrato in un raid. Ok. Per evitare di perdere il fatto che sto resettando un raro, sono entrato per sbaglio e se vinco chiaramente poi perdo il raid. E quindi sto uccidendo i Pokémon compagni. Cioè, li sto ammazzando con Zacian, in modo tale che perdo. Ed è divertentissimo, cioè sto shottando i miei amici. Coglione. Fantastico. Ah, prendi questo, Imeneo. Imeneo. Penso sia Imeneo. Imeneo, prendi questo, coglione. Come Ireneo? Cioè, tendenzialmente l'accento Il dovrebbe essere Pireneo. uguale. Ireneo esiste al punto tale che l'ultima volta che ho controllato, che risale a 10 anni fa, magari non è più così, ma sul calendario non c'è Santa Irene, ma c'è Sant'Ireneo. Guardavamo con i miei per scoprire quando fosse l'onomastico di mia sorella. L'hanno fatto anche loro. Ah, bravi. Allora, 29, 61. Un altro 1. 25, 20. 9, 11. What? Giusto, 29, 6 e vabbè, 11, 25, 20, 9, 11. Ah, avevo sbagliato un numero, ok, scusami, non avevo visto. Quindi 29, 6, 11, qua ci siamo. 45, ok, 29, 11. Aku,
Ti chiami Aku anche in game? Ora adesso devo chiuderlo. Ho salvato. Ho salvato. Sì, ho salvato. Ok, quindi abbiamo Aku, Kumiko e Ferdi. No, prima l'online un'altra volta. Che lungaggine, ragazzi. Che lungaggine. Proprio triste sta cosa che sia così lungo e macchinoso riuscire a fare un ride insieme. Allora, adesso che sono su internet, io entro qua. E per mettere la password, dov'è? Eccola. Bellissimo. Mando Ferdi. Okay, scritta giusto. Vai, ride up, vi aspetto. Ragazzi, facciamo i ride soltanto per avere i 2 minuti e 50 di Sigma full screen in sovrimpressione durante la selezione della password. Allora, gli altri due sono Fomal98 e Voltar90. Mi distraggo un attimo e compare Sigma full screen, password selecting, esattamente. Esatto, esatto. Ok, Kumiko è entrato. Ciao Jack! Continua a chiedermi come faccia a essere così bello quel micio. Boh. Sono raid con i sub, esattamente. Ferdi è entrato. Io chi porto contro di lui? Fuoco con le ottero. Voltar 90. Controlla. Chat con Ferdi, hai ancora un minuto e venti. Mi preparo la canzone di Side, ormai è diventata una tradizione. Sigma si allunga come Gigameo, esatto. Questa non è neanche la sua forma finale. Puoi non togliere Sigma e lasciarlo durante tutto il combattimento, vabbè. Ok, c'è anche Aku, tutto pronto. Fantastico, dategli ok. Voi in primis, che c'ho paura che se glielo do io magari non vi fa entrare, sia mai che... Ok, perfetto. Ah ok, no, c'era lo step di tutto pronto barra inizia la lotta che vi permetteva comunque di selezionare. Fantastico. Prossimo raid usiamo il gruppo. Sì, sì, va bene, va bene. Fomal, chi era la tua gioia e luce? Team Chiara! Che bello! Giusto. Vi lascio Dynamaxare che io sono di livello basso. Sperando di non missare. Guarda come... Però mi sciocca. Io ca...
Se dovessimo mai avere un altro micio, come lo chiameremmo? Segreto, perché lo sappiamo già. Abbiamo già deciso come chiamare un prossimo micio. No, cavolo, gli mancava uno sputo per attivare la barriera. Che barba. Oh, non vi schiamo. Grand Earthbound. Ah, la Prast Gigamax. È molto bello la Prast Gigamax, effettivamente. Oh sì, 9 PS in più, meno male. Facciamo gigamaxare Lapras. Ok, è gigamaxabile questo Lapras. Ci sarà un secondo micio, allora dovete inondarci di foto. Non è ancora niente di deciso, ok? Però io vorrei tanto tanto. Perché secondo me Sigma ha il carattere giusto per avere un fratellino. E vorrei... Dio! Maledetto! Ho portato quello scarso per sbaglio, vabbè. Capita, capita. Ferdi, il tuo faffo può gigamaxare? Ma perché non gigamaxa nessuno? Voglio vedere Sigma e fa da fratello maggiore. Secondo me ha l'indole giusta. Fratellino ci spalieri che maschio. Ma in realtà non abbiamo nessun... Cioè non abbiamo niente di sicuro per le mani, ok? Io vorrei prendere un altro gatto. Ma semplicemente perché... Da mia personale esperienza mi piacciono di più i gatti maschi, ok? Però se dovesse capitare di prendere una micia, vabbè, una micia. Ora Shock, anche te stai facendo il Living Dex in Chic Ball. È un nome unisex? Esatto. È un nome unisex che non c'entra niente con Sigma, nel senso che non è una cosa come quella che proponeva Fomal, no? Con Sigma al contrario, perché non penso sarebbe giusto nei confronti dell'altro gatto. Cioè, dargli un nome troppo indipendente da quello di Sigma. Ma mi piace l'idea di un altro nome che sia in linea con quello di Sigma, no? Sigma è una lettera e quindi diciamo, più o meno è una cosa che ha a che fare con quello. Si riferisce a qualche serie TV, videogioco? Sì. In maniera molto indiretta, cioè un riferimento quasi impossibile da prendere, ok? No, non è un'altra lettera greca. Non è un'altra lettera greca, quindi no, niente delta, niente omega e niente lugma. Cos'è lugma? Neanche alfa. No, allora, il riferimento... il titolo non è Living Dex, sì. E quindi? Non ho capito. Qual è il problema? Eta Beta come topolino? No. No, no. No, il riferimento è una serie TV. Una serie TV molto bella. Che sta finendo in questo periodo. Dovresti chiedere a Saido quale dei due minatori è meglio per trovare i tappi. Quello che trovi a sinistra. Cioè se li guardi entrambi, quello a sinistra. Ah, sto facendo dei raid. Vabbè, sto facendo dei raid per prendere un Pokémon che si può prendere solo nei raid, quindi qual è il problema? Ma comunque parte del Living Dex. Perché adesso, in live, avremo la possibilità di... Non prendere questo Centiscorch, sicuro.
Non ha gigamaxato Lapras. No, ma alla fine del nostro gruppo mi sa che non ha gigamaxato. Cioè, non ha neanche dynamaxato nessuno. Ma no, Frantigor, ma che Bisball? Il punto è prenderlo in Shikball. Tutte le 40 e passa forme di Alcremì. Tutte le 60 e passa le forme di Alcremì. Certo che sì. Faremo almeno una live solo dedicata al Cremì. Alcremì. Serie TV bella è troppo soggettivo e generale come indizio, ma secondo me di bella bella che sta finendo, non è solo bella, è serie bella che sta finendo, in questo periodo non ce ne sono tantissime. Dai, dai, c'è Antiscorch, la Chic Ball è la ball giusta per te, è la ball bella per le Gigamax. Vaffanculo. Non è perché tu Adrian, ma che ti pare? Mai visto neanche una puntata di quella roba. Niente, raghi. Mrs. Mason non l'ho ancora vista. Sarà per la prossima. Va bene, quando capita ci si prova. Watchmen manca un episodio, non l'ho ancora mai vista Watchmen, quindi no. Non puoi dire bello un mille piedi infuocato. Merda, è bellissimo. Ma che... No, raga. Adrian, ok, per scherzare, ma non farei mai una cosa brutta come dare un nome Adrian related a un mio animale. Via, giù. Arrow, non lo seguo. Watchmen nemmeno, Modern Family no. Darian, vabbè. Regola del delitto perfetto, ho smesso di seguirlo, sinceramente. Dopo come è sceso abbastanza il... come dire, l'hype per quella serie là. Vikings no. Mandalorian no. Ma merda, ma non lo sta dicendo nessuno, ragazzi! Ma come fate a non guardare questa serie in questo periodo? Maledizione, è bellissima! Oh, First Sephiroth, sei stato anche il primo a indovinare, è Mr. Robot. Sì, la quarta stagione di Mr. Robot è una puntata capolavoro dietro l'altra. T'ho visto, sai! Mr. Robot. Good Place non credo che stia mandando in onda l'ultima stagione. Qualcuno aveva già detto Mr. Robot, però non l'ho visto. Mollata la seconda. Ma boh, secondo me è... No! Smettetela di livellare voi, me ne frega una sega! Perché non vi ho messo nei box? Conta come dito? No, che non conta come dito, dai, ora non è che tutto può contare come dito. Allora, da far figliare Mincino, Drifloon, Boba Fett, Sprizzi. Ma come strotto la Baltoi? Si vede appena appena in mezzo all'erba. Riproviamoci. Ditto rischiamato. No, comunque ragazzi, Mr. Robot ha avuto parere personalissimo, ok? Ha avuto una prima stagione buona. E una prima stagione buona, vaffanculo. Però niente che mi abbia fatto
dire oh mamma mia, serie della vita, assurdo, al punto tale che quando uscì la seconda non ci siamo neanche, sì, l'ombre comunque non l'ho tolto la vestita, dicevo, quando uscì la seconda stagione non ci siamo neanche ricordati di guardarla in tempo, perché la prima l'avevamo vista, no, non ho ancora vista la terza di Mrs. Maisel, non c'ho tempo ragazzi, dicevo, la prima stagione l'avevamo vista perché tutti ne stavano parlando e mamma mia, incredibile, Mr. Robot, lo devi vedere, forza, perché, oh Dio, serie della vita, aiuto! E quindi l'avevamo guardata, ci era sembrata una bella serie, però non così impressionante. E quindi quando poi era finita abbiamo detto, vabbè, ok, è finita, poi quando sarà vediamo come continua. Uscì la seconda stagione e sinceramente non ci abbiamo, non ci siamo cagata di striscio. Uscì la terza stagione, non ce la siamo cagata di striscio. E poi una volta ci siamo ritrovati che non sapevamo bene che cosa guardare, ci avevamo la nostra lista di roba da recuperare, ma ovviamente come sempre succede, quando puoi effettivamente recuperare qualcosa che hai in lista, inevitabilmente metti in lista qualcosa di nuovo. E quindi abbiamo detto, bah, Mr. Robot l'abbiamo proprio cancellato, cioè non c'era fra le nostre cose da recuperare. E mi ha detto, ma quasi quasi, diamogli una chance, vediamo come continua. Merda la seconda stagione. Ha un colpo di scena che effettivamente è figo, un colpo di scena che è costruito molto bene, perché continui a pensare per tutta la stagione, ma qualcosa non mi torna, ma qualcosa stona, qualcosa non capisco dove sia messo male. E effettivamente in fondo ti dicono, hey, questo è il colpo di scena, e tu fai, cazzo, è vero, ora tutto ha un senso. Quindi ci è piaciuto un sacco, molto 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 sul piano mentale la seconda stagione, al punto tale che mi ha fatto dubitare della considerazione che avevo per... ci arrivo? La considerazione che avevo per vaffanculo Bates Motel, perché Bates Motel per me era la serie TV che meglio di qualunque altra riusciva a gestire in maniera veramente bella, figa, interessante, appassionante e tutto il resto, i disturbi di personalità multipla. E invece la seconda stagione di Mr. Robot mi ha fatto ricredere, ho cominciato a pensare, ok, allora forse c'è qualcosa che riesce a trattare di questo argomento ancora meglio di Bates Motel. La terza ha un feel molto diverso dalla seconda, e in generale tutte quante le stagioni hanno un feel diverso dalle precedenti, il che per me è fighissima come cosa, perché sono tutte fighe, ma tutte fighe in modo diverso, per motivi diversi. E la terza è più sci-fi in un certo senso, e la quarta, essendo l'ultima, la quarta ci ha dato tantissimo l'impressione che sia stata sfruttata dai produttori, dagli sceneggiatori, per togliersi tutte le gli sfizi che avevano, tutti gli sfizi che volevano togliersi, perché c'è una puntata fantastica, c'è una puntata veramente bella 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 bella, che è divisa in atti, e ha la colonna sonora che sembra tipo la colonna sonora dei film, è tutta quanta in widescreen, quindi con le barre nere sopra e sotto, come se fosse da proiettare al cinema, e ha delle scene, dei piani di sequenza, dei piani sequenza, delle scene, delle riprese, dei monologhi che sembrano veramente usciti da un film che deve andare al cinema, o direttamente anche da uno spettacolo teatrale. E tipo, però è una cosa che tu senti solo esclusivamente in quella puntata lì. Poi ce n'è un'altra che è lentissima, tra virgolette, ma in senso molto positivo, nel senso che analizza tantissimo aspetti psicologici dei vari personaggi.
Un'altra che è quasi action, è fantastica, è veramente fantastica. A parte che hanno fatto una chicchetta incredibile con i nomi degli episodi, perché essendo la quarta stagione, ogni episodio è 4 di quarta stagione per 01, 02, 03, eccetera, il numero dell'episodio. Ogni episodio si chiama come un messaggio di errore. Quindi la 4x04 è not found. E gli altri a memoria non me li ricordo, ma sono tutti quanti i messaggi di errore che esistono realmente. E la cosa ancora più figa è che quei titoli sono perfettamente coerenti con il contenuto dell'episodio. E a me queste cose fanno uscire il cervello, cioè veramente bello, un sacco bello. Oh, intanto arriva un ride da Glisk. No, gli sconosciuti su Twitch. Sto facendo Glisk. Sono con Gliscor. Grazie mille, benvenuti. E quindi ecco, Mr. Robot ha una cura e una dovizia di particolari, di attenzioni e una maestria a livello registico che per me è assurda. E in Mr. Robot c'è un gatto che tipo non si vede mai, però lo nominano, quindi si sa come si chiama. Quindi. Ecco. Quindi no, nessun nome del tipo robot o cose del genere, va bene. Allora, ti lasciamo lui. And now we bike. We ride. Dobbiamo metterci come sottofondo la canzone dei Queen. Bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. Voglio anche mettere Scolopentola in squadra. Se no, Pandoro non è un bravo babysitter. Dove è finito Scolopentola? Domo ha rigato Mr. Robot, no. Comunque, se non l'avete visto, guardatevi Mr. Robot. Bellissimo. La smetti di farmi poppare, Barbara, con gli sticker. Fai apposta. Fai apposta. No. Barbara col di merda. Dio! Virgola? Giotaro! No, non Dio, virgola, Giotaro. Bravo. Allora, fatemi recuperare un attimo una lista. Ecco, infatti avevo un mezzo ricordo. Ludicolo ha delle differenze maschio-femmina. Quindi, ora... facciamo schiudere queste due uova prima di prendere il terzo. Anzi no, anche il terzo lo possiamo prendere perché ce ne sarebbero per forza 4. Per avere la linea completa più maschio femmina. Quindi prima di prendere il quarto facciamo schiudere le uova che abbiamo già per capire se poi possiamo direttamente ritirare Ludicolo o no. Sì, vabbè, l'ombre. Chi sta cercando Saido? Sta cercando Colossal Gigamax. Dove si trova Ditto? Boh, lo picchio. Dopo un'ora non ho ancora finito di pulire i box. Mamma mia, Ferdi, posso immaginare. E non hai visto i box che c'ha fra. Ferdi ti chiede se vuoi una mano. Non fa da mano. Boh, chiede come fai a dargli una mano. In questa nuova edizione di Chiara fa il telefono senza fili. MK no, per il momento no, grazie mille. Mi serviva un Sidot, va. Mi è già stato scambiato. Ditto Raido, Ditto Selvatico, boh, non so. Ditto Selvatico si trova dove trovato lui. Ok, Ditto Selvatico dov'era Lifeon? Come raid raro in una specifica tana nella piana dei ponti.
Ferdi dice, boh, te lo resetto io, non lo so, così nel caso ne abbiamo due. Sì, puoi provarci, se... Dice, sì, puoi provarci, sì. Non un telefono senza fili puntiglioso. Due maschi. Dai, terzo e femmina. King Sept va bene. Allora faccio un uovo in più volentieri. Secondo te dopo quanto si rompe le scatole dell'online stasera fra prima di passare al battle spot? Aperte le scommesse. Secondo me dopo il primo ride concluso. No. Secondo me ne fai uno e poi droppi. Ma perché per farne uno ci metti 50 minuti. Ah, bello, bello. Cioè, è quello il punto. Alexis. Allora facciamo anche un altro uovo per King Sept. Dio! Virgola. Giaga! No, si ordina, no, un Alexis che è qui in chat. Fomal ti scrive ancora niente Colossal Giga, è vero che non esiste. Ragazzi, no, è una bugia. È il nuovo partner commerciale di Game Freak. Colossal Giga, ma è uscito dal live. È stato nel business. E si occupa dei modelli, dei faffi. Lapidare chi non lavora. Aspetta, perché sono in un momento delicato. Te l'ho detto che mi hanno fatto un comando per ogni volta che sbaglio. Bellissimo. Ah no, c'è già la squadra chiara, non fa un culo. Chissà se ho selezionato il box giusto. Ragazzi, raidiamo Steelix. Steelix? Se ve lo immaginate bene, in realtà è un po' Colossal, ma grigio. Sono faffi tutti e due. Esatto. Intanto Fabione 2690 si scrive per il terzo mese. Ci scrive, so Chiara, tra quando sono in macchina e quando sono a lavoro vi seguo quasi solo io. Aiuto! Mannaggia! Però deve avere vapor macchina. Almeno, ciao core. Almeno l'abilità, anche quell'altra va bene, ma non quella. Ok. Dicevo, Fabione diceva, tra quando sono in macchina e quando sono a lavoro vi seguo quasi solo in versione radio, ma ad orari improponibili della notte recupero anche i video. PS, appena comprato casa e a breve anche io faccio la doppietta di gatti. Ma che bello! Sono tanto contenta. E intanto benvenuto nel gruppo Telegram dei Subbini. Allora, io qui avevo selezionato il box giusto perché sono troppo avanti, ragazzi. Troppo avanti. E quindi questo Lotad lo tengo qui da parte per scambiarlo poi a King Sept. E intanto il prossimo in lista è lui e lo diamo subito alla ciccia signora della pensione. A vapor macchina, ragazzi. Ed è identico al boss, al primo boss di... Come cazzo si chiamava? Riley... Credo che abbia degli spingi. Boh, se non lo vede. Ti scrivono che bucio. Yeah. Mi sa che non possiamo aiutarti, fra Colossal è esclusiva spada ripissima. No, ma l'ho trovato. No, ma ce l'ha fatta, non c'era Ferdi, si era allontanata. Ecco, sì, è uguale, cerca su Google
Ignis the Furnace Master, il primo boss di Ulduar di Breath of the Lich King. È identico. Allora aspetta. È identico a Corus. Oh, tutti. Ok. Voglio vedere. Aspetta, aspetta. Pensavo di avere tutte le schede di là. Com'è che devo cercare? Ignis the Furnace Master. Ignis the Furnace Master. Beh, un po' sì, dai. È la Gigamax, è uguale. E lui. Un po' sì. Guardalo. Aspetta. Sì, ho capito, ecco, ho capito. Questo. Aspetta, come glielo faccio vedere? Com'è la screen capture qua? Vabbè, se no lasci l'immagine dentro. La devo salvare prima, ah, aspetta. Wiki? Wiki? Boh. Non è Wiki, dai. Vabbè, oh Gesù santo, non volevo complicarti. Ma non puoi dirmi come fare la screen capture di questo programma di merda? Più. Grazie. No, dove è il programma? Schermo? Cattura, no, finestra. Cattura finestra. Aggiungi fondo. Che stronzata. Aggiungi add new source instead. Aggiungi fonte. E non devi andare qui, finestra, Chrome, esatto. Wow, ragazzi, questo programma fa cacare, faccia chi dice che OBS è Major League Split, con vero alto mai. Puoi vero compare. Mai, comunque, il problema eri tu Ferdi, no, povero, questo qui è... il tizio che effettivamente sì, ci assomiglia abbastanza. C'è un più. Questo è più qui. Dov'è? Torna indietro e. È quello lì. Wow. Ah, ok. Cioè, full screen per noi, ci abbiamo risolto niente. Vabbè, comunque, questo qui effettivamente ci somiglia abbastanza. Oh no, oh no! Dio! Vabbè, mi ha preso in automatico la. Le mail. No, ma bello questo programma, bellissimo, cancella questa cosa, ok, via. Dopo 40 miliardi di voli per il Giappone. Allora, io però mi ho fatto perdere il filo, che cosa stavo facendo? Ho chiuso un Lotad. Ok. Ho preso un uovo di Hidot, me ne servono ancora 3. Perché anche Nuzleaf c'ha differenze maschi-femmina. Piripiri, i lotaddini, giusto? Sì, i Gigamax si possono trovare shiny, ma auguri. Vabbè, ma se hai molto tempo. Sì, una vita davanti. Molto tempo. Sì, sì, chiara verso OBS. No, raga, non mi piace per niente OBS. Cioè, per carità, ci puoi mettere queste stronzatine che brillano sopra. Però ha un menu che non mi piace. Sei molto culo. Trovare Duraludon Gigamax con l'abilità Volontà di Ferro, quanto sarà difficile, ti chiedono? Abbastanza, ci dovete passare del tempo, dovete resettare. Domani vi faccio vedere bene come fare, ma soprattutto anche come semplificarvi la vita per le abilità. E vi spiego anche un po' il funzionamento tecnico dei raid, dato che credo pochi lo abbiano capito, ma non pochi voi, pochi in generale, anche chi lo spiega, siti, robe varie. E, insomma, vi darò un po' di istruzioni dettagliate su come sfruttare bene i raid e gli exploit che sono usciti fuori, però prima vi farò capire come funzionano i raid, perché sennò... Non ci sono le notifiche, ho resubato ma niente. No, mannaggia, c'è sta che tu abbia resubato nel momento in cui mi stava esplodendo il cuore perché aveva trovato Colossal. Mark TRF, quindi si iscrive il 17° mese, grazie mille. Allora, adesso dobbiamo vedere anche qui di avere almeno un maschio e una femmina. Anzi no, di più.
perché ci sono sia Nuzleaf che Shiftry che hanno differenze, quindi in totale ce ne servono 5. Che Friso! Si dice Friso da voi? Friso in Toscana, cioè sicuramente a Siena, non so se in, genericamente in Toscana significa passare molto molto vicino a qualcosa. Come procede il Living Dex? Bene, bene, dai, siamo a un ottavo. Siamo intorno al numero 50 del Dex su 400, quindi... Certo, non calcolando Alcremì che fa Dex a parte. Da pseudo toscano mai sentito. Sì, mi sa che è molto senese Friso. Su YouTube sta piacendo abbastanza il Living Dex, davvero? Oh, sono contenta. Quando posso vado a guardarmi anche i commenti e i ricaricamenti sul tubo. Ma non sempre me ne ricordo, sadly. Quante uova ho? Allora, di 5 totali che me ne servono, tecnicamente, se queste qui sono entrambe femmine, l'uovo che ha attualmente la tizia della pensione è l'ultimo che mi serve. Se sono un maschio e una femmina potrebbe comunque essere l'ultimo che mi serve. Se sono tutti e due maschi sicuramente me ne servono almeno altri due. Come vedo tutte le versioni dei Pokémon? Intendi le differenze? C'è una pagina su Bulbapedia che si chiama tipo lista dei Pokémon in base alle differenze di sesso, una cosa del genere. Ok, una femmina su due c'è, fantastico. Se anche l'altra è una femmina siamo a posto. Oh no! Fantastico, Ferdi. Ve lo faccio vedere anche a voi. Si vede? Si vede al contrario, no! Aspetta, Ci sono il primo che scrive un timestamp tipo a 5.10, il secondo 5.12, il terzo 5.14 e Ferdi che risponde sotto ambo. Per la Dan Battor non possiamo accettare Pokémon scambiati perché altrimenti non possiamo cambiare di soprannomi, ragazzi. Se ci passate un Pokémon, poi noi non possiamo più cambiare il nick tra una Dan Battor e l'altra. Ti immagini va in giro a caso come ora e becchi uno shiny, ma che figurati. Ambo. Femmina? Maschio. Oh no, c'era qualcosa per terra. No, non morire. Una Pokéball, serve un cazzo trovare le Pokéball. Mai che si trovino le Shiftball per terra. Sì, tramite uova a regola si potrebbe anche trovare uno shiny, motivo per cui abbiamo un dito giapponese. Però per il momento ancora niente. Poi per ogni Pokémon stiamo facendo pochissime uova, quindi... Così ho trovato il mio primo shiny dopo Ere. Stavo farmando le uova e trovo Zigzag con shiny. Ah, io ho trovato Scorupi in questo modo, il primissimo shiny che ho trovato. In questa gen mi pare di aver capito che è possibile rinominare i Pokémon scambiati, davvero? Anche gli scambiati, davvero, sicuro, sicuro. Pare strano. Sì, ma solo una volta. Allora. Solo una volta e solo a max felicità. Allora non si può. 242 uova di Voulu e ancora niente shiny. Ecco, Voulu secondo me se lo merita uno shiny. E si possono rinominare se e solo se non hanno già un soprannome. Merda. Che barba. Femmina. Ovviamente.
quindi possiamo già buttare dentro il box uova sia te che te, mentre nel box live index questo qui ci mettiamo te che rimani Sidot e voi due che diventate Nuzleaf maschio e femmina. E poi mi servono, ah no, ho tolto entrambi i maschi, perché ho tolto entrambi i maschi, ho sbagliato, no, un maschio ancora mi serve, un maschio ancora mi serve, eccolo qua, e mi manca un'altra femmina per Shiftry. Andiamo un po' a vedere. Ulushine è la pecora nera della sua specie, esatto. Vabbè, ma dovevano per forza farlo nero Ulushine. Cioè, mi sarei arrabbiata se non fosse stato così. Lotad no. Lotad l'ombre sono normali, ma ludicolo maschio e femmina differenze. Se fai le uova di un Pokémon, i figli avranno la stessa ball? Yes. È il motivo per cui io sto catturando i Pokémon in Chic Ball e poi li ribrido alla pensione. Ma vabbè, li ribrido da zero anche perché mi piace che abbiano nato tutti nello stesso posto. Ma quelli sono problemi miei. Però sì, la ball viene trasmessa dallo stesso genitore che passa la specie, quindi la femmina in caso di coppia maschio femmina, o il Pokémon che non è ditto in caso di Pokémon più ditto. Che significa anche che a meno che tu non abbia due Pokémon della stessa specie, in quel caso hai 50% di possibilità che la passi un genitore oppure l'altro. E non puoi passare, cioè non puoi cambiare la ball di un Pokémon che hai catturato in un certo modo. Ovvero, io catturo Lotad in Chic Ball, ok? È un Lotad femmina. Lo brido con Pokémon dello stesso gruppo uovo, nasceranno altri Lotad perché la femmina è Lotad, e nasceranno tutti in Chic Ball perché la femmina è in Chic Ball. Lo brido con Ditto, ne catturo uno maschio, lo brido con Ditto, nasceranno tutti Lotad perché Ditto non figlia, tutti in Chic Ball perché Ditto non passa la ball. Se io ho un Lotad maschio in Beast Ball e un Lotad femmina in Chic Ball, allora ho 50-50 di avere poi un Lotad figlio in Beast Ball o in Chic Ball. Ma se io non ho modo di catturare un Pokémon in una ball diversa, prendi l'esempio dei fossili, prendi l'esempio degli starter, io sono obbligata a tenermeli con la Pokéball, che è esattamente la situazione in cui sono io. Ovvero, io sto facendo il Live Index con tutti quanti nella Chic Ball, ma con delle necessarie eccezioni, che sono appunto gli starter, i fossili e i Pokémon evento. Quindi anche Pikachu e Eevee Gigamax. Perché sono quelli assegnati in automatico dal sistema e non puoi cambiargli la Pokéball. Fossili non li bridi nemmeno, quindi proprio manco a parlarne. Intanto Dragon Fist 22 si iscrive per il secondo mese, grazie! Ci porti fortuna? È femmina? Sì, anche Shedinja sarà in Pokéball, ma non sarà appunto l'unico Pokémon in Pokéball. Oh, è femmina, ci hai portato effettivamente fortuna, fighissimo. Quindi, questo Sidot, bontà sua, finisce nel gruppo delle uova. Questo Sidot finisce qua. Il prossimo in Pokédex chi è? Allora, 39, 40, 41. Il 42 dovrebbe essere Chewtle. Ci sono i raid di Shedinja? Ah, fighissimo, allora sì. No. È un HP il raid? Fantastico.
sì, giusto. Sì, affida. Affida Chutol. 7 scudi e un HP. Ah, fichissimo. Allora, fatemi controllare. Il prossimo che ha delle differenze è 56 Gloom. Ok, fantastico. Siamo ancora ben lontani. E mettiamo intanto a posto in questa, in questo box, non breeding, perché questi sono quelli che devo ancora breedare, ma qui si va. Intanto King Sept, passami la password dello scambio, che ti passo con l'Otad. Ma normalmente una parte del danno non può passare oltre gli scudi. Esatto. Ah, ma quindi te riesci a buttare giù Shedinja semplicemente facendogli un danno che trapassa lo scudo e fa un culo. Beh, bellissimo, minchia, best ride. Kingsept, sì, lo puoi anche passare a Ferdi. Tanto no, cioè, te l'avrei fatto scrivere qui in chat, ma non penso che qualcuno si metta in mezzo a questo scambio qua. Però se preferisci, va bene, passa a Ferdi, ma passa a... Quanto ci vorrà fare un uovo di Dreadnought? Esatto, se non abbiamo... sì, tanto il codice si vedrà lo stesso, ma è per quello che dico, me lo passa lui. Ah beh, sì, però ci vuole un po' di tempo a trovarci, effettivamente. Ma sì, passa, scrivi qua... Ok, no, è già scritto fermo. Ok. Quindi, internet... Il raid di Shedinja da speedrun, giusto. Scambi il link con la password, che è 1904. Vai ragazzi, questo è uno scambio indirizzato a una persona precisa in chat, quindi non vi mettete in mezzo, gli devo mandare un Lotad, quindi non penso che vi interessi un Lotad. Confermami se sei tu. Sei Tommy. Fantastico. Allora vai. Oh! Sei in Chic Ball, ti voglio bene. È un sacco carino comunque. Io adoro questa versione del porro, mi fa morire dal ridere, è bellissimo. Che poi vengono lanciate proprio tipo catapultate dalla pedana centrale che c'è sopra, fa un sacco ridere. Lo andiamo ad aggiungere nel Pokédex. Numero 218, quindi ancora ne abbiamo un po'. E Chic Ball, grande! Fantastico. Perché? Non so se avete sentito, lui commenta che mostri che hai creato. Guarda che ci stiamo aiutando. Con tutti con le Chic Ball. Ma no, ma perché a lui serviva un Lotad per completare il Pokédex. Io gli ho detto, ne ho breedato uno in più, te lo passo. E lui in cambio mi ha passato uno degli esclusivi di spada, ma in modo che io potessi ribridarlo, quindi in Chic Ball, perché altrimenti la bolla gliela posso cambiare. Perché non puoi comprendere la bellezza di, cioè, di questo tipo di gioco comune? Non ci devi prendere in giro in questo modo, ho capito. Qui Lava ti dice, ma taci tu. Oh, collaborazione, esatto. Noi ci diamo una mano tutti quanti. Allora, ma tra l'altro l'avete preso quel Chantiscorch prima? No, io volevo vedere la card. Andiamo alla card. Com'è la tua?
Card di Tommy. Oh, molto bellina. Carino sto sfondo. Molto bellina, mi garba la cornice anche, molto carino. Sai, è invidioso, sì sì. Non conosce il piacere maniacale del Livindex, no, infatti. Un noodle? Salsiccio. Dunque, ma noi non abbiamo ancora preso nemmeno un uovo. Quanto cazzo ci vuole con Dreadnought? Oh! Ciccia! Ci diamo una mano o una chic ball? Esatto. Ah, ecco, no, cosa volevo fare? Ho aperto qui perché volevo spostare quel Farfetch'd nella zona breeding. Così lo metto qua ed è tra i Pokémon da breedare. Vedete, questi sono tutti quanti i Pokémon che ho catturato, a parte ovviamente questo Farfetch'd, mentre stavo facendo principalmente i ride. Per prendere le caramelle e poi questi li avete visti presi oggi, tutti quanti presi in chic ball, quindi tutti papabili genitori. Ottimo, ottimo, ancora un uovo di Dreadnought e ci siamo. Sempre bello trovare compagni di CD, ma infatti. Sableye non ce l'ho ancora. Sableye manca. Manca il resepolto per terra. Dai. Quasi inciampato nel pancarre, quindi pancarre assassino. Dopo il Livindex ci sarà anche il Carrydex. Vediamo, semplicemente perché non so quanti piatti ci sono. Devo vedere un po' quanto è effettivamente divertente farli. Visto che a quanto ho visto il minigame è sempre identico. 151. Ah già! Già, sono 151 come i Pokémon di prima genere perché sono malati nel cervello. Già. Cioè, ho paura che sia veramente una rottura di cazzo fare il Carrydex. Per completarlo bisogna scambiare uno degli ingredienti. In che senso? Ah, ci sono ingredienti esclusivi, ok. Non lo so, ci pensiamo. Vediamo intanto di arrivare alla fine dell'Index, poi ci pensiamo. Dunque, dopo loro tre e loro due ci sono Purloin e Yamper. Purloin qui. Ah, ma tra l'altro qui c'è sempre un Leopard tipo qua davanti, se non mi ricordo male. Mentre Yamper per qua. Ok, allora andiamoci. Andiamo a prenderlo. C'è anche il Carry Shiny? Il Carry Gigamax l'avevo visto. Due ingredienti esclusivi. Uno che si trova solo su spada e uno solo su scudo. Quindi bisogna farsene passare 6 dall'altra versione. Ok, quali sono gli ingredienti esclusivi, così per curiosità, eh? Gli ingredienti esclusivi si comprano dal vendor, boh? Niente, non mi sono veramente interessata ai dettagli del Carrydex. Perché in quella zona sparisce la musica random? Ma che... Oh no, di qua non si passa. Dopo raidiamo Arash, certo. Va bene.
Allora, tendenzialmente dovrebbe essere qua. Infatti. In scudo c'è una latta di sardine. Ok. Non avevo davanti Pandoro. Oddio. Ora non spawna più fino a domani. Cerchiamo i figli, dai. Ci saranno qua da qualche parte. E sempre qua in giro dovrebbe esserci Yamper, giusto? Con sì due cose o con i comandi della Switch? In che senso? Non ho capito. E intanto Gmusca01 si iscrive per il 18° mese. Grazie mille. C'è Bolt in teoria come joystick. Ma questi sono della Switch, quindi non sto capendo. Qual è l'alternativa? Allora, no, di qua. Oh mamma mia. Ah, del 3DS, ok. Ma a me i Joy-Con piacciono un sacco, soprattutto i Joy-Con separati. L'ho vista. Dicevo, soprattutto i Joy-Con separati e non tenuti insieme nel cane o il Pro Controller mi piacciono tantissimo. Penso che abbiano vinto il... Dicevo, mi piacciono molto i Joy-Con separati. E... mi piacciono i Joy-Con separati. E... ci sono solo alcune cose che non mi piacciono. Alcuni giochi in cui preferisco... ottimo. Il controller della PS4. Tipo Okami l'ho giocato così e l'ho giocato sulla PS4 e mi piace molto di più il DualShock. Rispetto. Ma guarda che carino che cammina proprio. Che piccino! È proprio un micio. Dicevo, rispetto al 3DS, i controller non mi mancano. Oh, perché ci sto pensando, ma oggettivamente non mi mancano i controller del 3DS. Quello che mi manca del 3DS è il doppio schermo. Gestire i box senza il secondo schermo è fastidioso. No. No, vieni qua. I Joy-Con per me sono troppo piccoli, dopo un po' mi uccido i pollici. Io ho il problema inverso con la maggior parte. Con la maggior parte dei controller, perché mi pesano molto in mano e sui polsi. E in generale non mi trovo bene a livello proprio ergonomico su dove devo tenere i pollici. E non avendo le mani molto grosse, no? Quindi... sono il contrario. Lui mi fa un sacco ridere
Lord Seriously. Mi fa un sacco ridere perché sembra che abbia la tuta come tipo la tuta di gomma per resistere alla sua stessa elettricità. Stavo per catturare un Farfetch in Cheekball, ma mi hanno preceduta. Oh, alla fine ho preso uno Swirlix che dovrebbe essere comunque esclusivo. Oh, fico, allora ti tengo di conto per il prossimo scambio. Ti passo uno Sprizzy. Ho usato Falso Finale. Ho usato Falso Finale senza pensarci, vero? Yamper, dove sarà Yamper? Tanto era il nostro obiettivo fin dall'inizio, no? Esattamente come non abbiamo preso il Leopard, il nostro obiettivo era Yamper. Conta come errore. Voglio un comando a parte, basta mischiare le cose. Percorso 2, ok, beh sì, ha senso. Prendo lui già che ci sono, visto che lui non prende danno dalla cazzo di grandine. Vuoi fare il comando meteo? Mi vuoi male? Che si va di bello oggi? Stiamo catturando Pokémon. Per fare l'Evindex. Mi prendo per un sì. Uffa. Vale, MC, secondo me la Switch non è da prendere solo per Pokémon. Ci sono un sacco di giochi strabelli che puoi giocare sulla Switch, non cioè neanche necessariamente solo esclusive. Per dirti, se non l'hai mai giocato, per me Okami può essere tranquillamente uno dei motivi per cui è valido pigliarsi una Switch. Allora, ho deciso che questo diventerà il momento di cattura dei Pokémon a caso. Cos'è quello? Non lo so. Parapam. Ora piglia danno alla grandine anche lui. Mammazza. Il contraccolpo. Che odio. Non è giusto. Va bene, basta. Mica volte già evoluto, sì. Allora, abbiamo detto il percorso 2. Andiamo qua che c'è un centro Pokémon. Ho già cambiato idea sul fatto che sarà live in cui catturiamo i Pokémon. Anche Odyssey merita, anche Xenoblade merita, anche Zelda merita, anche Luigi's Mansion merita. Anche Astral Chain, se è del vostro gusto. Ho sempre il cappello perché sono pelata, ovvio. Sono finte queste, sono attaccate al cappello. È presente tipo i cappelli, quelli di Babbo Natale, che hanno anche le trecce bianche sotto. Io ho il cappello bianco con le trecce nere. No, ho il cappello boh, banalmente perché mi piacciono i cappelli. Tutto banalmente. Senza... Aiuto, troppe dietrologie. Cambiamo outfit. No, questo mi piace. Cambiamo la prossima volta. Dunque, lo...
Oh no, hai fatto il comando meteo. Yuffi. Quindi adesso potrete registrare anche ogni volta che ammazzo la roba per il meteo. Chi c'è qua? No, ti abbiamo già. Ci siamo dimenticati di nuovo del meteo. Il povero Pokémon è morto. È già successo 3 volte ormai, no? Uffa. Ok. Questo ero convinto sarebbe diventato uno dei miei Pokémon preferiti. E ho veramente caricato troppo di aspettative troppo specifiche la sua evoluzione. Quindi quando era totalmente diverso da quello che volevo io, ci sono rimasto troppo male. Merda, ma te non t'ho visto. L'Evo non è brutta, l'Evo non è brutta anche perché tanti hanno chiesto, oh, vieni. Pam! Dicevo, tanti chiedono che i Pokémon rimangano quadrupedi, animaleschi e balle varie, no? Quindi ci sta. È che io mi ero immaginata qualcosa di diverso perché ci vedevo troppe similitudini a Zorua, e quindi di conseguenza mi aspettavo un altro Zoroark. E invece il cazzo, capito? Quindi ha la faccia strana, solo quello. Non è brutto, non è assolutamente brutto Tiebul, è anche un concept carino, giustamente, cioè ci sta, è, ricorda molto il... ma qui c'è altra gente che ci può essere utile. Dicevo, il concept ci sta, i baffetti in quel modo sono... iconografici del classico ladro francese, ok? Quindi secondo me non è un problema. Mi disturba un pochettino il fatto che non ci siano magari le femmine senza baffi, ecco. Però stica, quella meno. Vaffanculo! Ho cercato un inventore prima. E infatti sono venuta qui perché volevo fare surf, perché mi chiedevo giusto appunto... Quando è che si è parlato tu? Mi chiedevo giusto appunto quando giocavo la prima volta cosa ci fosse. Fammi sparrare lui che mi dà fastidio. Poi... questi qui sono i prossimi che mettiamo in pensione, mentre tu sei da breedare. Il mio Pokémon preferito di sempre, di solito rispondo Dragonair. Oh, roba nuova. Non ho mai stata qui, ragazzi. Ok, dimenticabile. Però vabbè, ci sta. Tra le 5 e le 7. Ancora niente? Eh beh, a volte mi sono arrivati 10 minuti prima della fascia oraria, quindi ci sta, eh. Io tanto tra un po' ho finito, quindi se arriva poi aiuto anche io. Che cazzo è quello? Ah, un barracuda lì. Un barraschiuda. Di qua cosa c'è? Facciamo il giro del lago. Ah, ecco, questo è Arrokuda e quello sopra è Barraschiuda. Vediamo. Che lungo sta parte.
Mai visto niente di tutto questo. Ecco dov'era lo psicoseme. Infatti mi mancava, avevo gli altri semi e non questo. Mi dava molto fastidio la cosa. Comodo. No, volevo passare sotto il ponte. Ok. Mi segui? Va che laghetto! Sta zona totalmente ignorata. Ma completamente ignorata. E te? E voi? Ecco, lui quando si insegue va velocissimo. Posso passare? Non posso passare? Ma ti devo combattere per forza? Ma che cazzo? Ma perché? Ma cioè, è fighissima sta cosa, è carina. Però... è il suo lavoro fare sbarramento, giusto? Chi c'è qua? Non ti ho, vai ti prendo, va bene. Ma che carina sta cosa. Sintesi. Sarebbe stato buffo. Appena ricevuta la bici d'acqua, questo lago è stata la prima cosa che sono andata a vedere. Ma infatti anche a me era rimasta tantissimo la curiosità di controllare cosa ci fosse qui. Però ovviamente quando giocavamo in live... non è che potevo tornare indietro al percorso 1 solo per curiosità. Snorlax Gigamax, ce l'ho già, grazie. Ne ho due addirittura. Allora però fatemi togliere i Pokémon dalla squadra prima che mi imparino troppa roba. Intanto qui come siamo messi? Un attimo di ordine. Ok. Da che sono andato? Quindi abbiamo te che sei il numero 50, te che sei il numero 91 e sotto il 100 non c'è... ecco, 73. Tra l'altro con te arriviamo al 46-47, quindi 48-49 ci manca una linea e poi siamo da Mincino, quasi quasi ti tengo qua sotto. Poi 105, 33,
Ok, 24, 26, 33 e 70. Vai qua. Vuoi qua e vuoi qua. Meglio. E sono anche quasi in ordine di breeding. Passeremo ora a pescare Phoebus. Ma va, ci pigliamo Milotic, no? Scritto: non puoi catturare i Pokémon di altri allenatori, e come rubare, usa le Pokéball solo per catturare i Pokémon selvatici. Considerando che questo cartello non lo puoi leggere prima di avere la bici d'acqua, molto intelligente questa cosa. Dov'è il tuo spirito del Livindex? Che fine farà il Magikarp Counter? Come, scusami, spirito del Livindex? Il mio spirito è prendere un Pokémon e di conseguenza bridarlo alla pensione, in modo da avere quello che voglio. Assolutamente in spirito. Che comunque nell'erba alta qua non abbiamo trovato niente di interessante. Intanto Edo2712 si iscrive per la prima volta. Grazie, benvenuto. Noi fuggiamo. Noi fuggiamo. Fai troppo ridere. No, cazzo, non mi ha fatto abbastanza bene la curva. No, volevo che rimanesse lì per sempre. Addio. Prego. Or dunque, qua abbiamo Gyarados, qualcosa nell'acqua. Centro del lago c'è qualcosa? Oltre ai pesci. Ma è più veloce della bici, E allora prenderemo anche Gyarados. C'è un'isoletta, infatti, immaginiamoci questo qualcosa. Sì, prima non so come l'ho schivato, ma secondo me l'ho schivato semplicemente perché sono... Oddio, c'è stato visto... Tipo, eravamo in piedi in mezzo al lago. Probabilissimo. Dicevo, penso di essere uscita dalla zona in cui rimane in roaming, insomma, il Pokémon. Yeah. E di conseguenza non mi è più inseguito. Vabbè, ma quindi qui dentro ci sono Gyarados e Barracuda. E questa l'isoletta. Ok, ora ho capito com'è la conformazione del lago. Di qua sotto c'è il ponte. E di qua è da dove siamo venuti, alla casa della Pop. Naturalmente non c'è niente. Oh, te ti prendo, c'è anche il gatto. Dai, tentiamo una pesca di un Phoebus, va bene. Mettiamo sull'acqua.
Se lo troviamo first try me ne vado, ma no, ma dai, pure. Un Pippi Max. Ok, questo sarà lo spot da cui pescare. Rome mi attacca Dreadnought. Che deve difendere la sua isola. Giustamente. Allora, ne proviamo uno di qua e uno di là. Conciuto. L'isola d'Elba. È vero. Caramella rara, fantastico. Intanto ci hanno anche appena suonato perché è arrivata la spesa. Ciuto. Avete altri tentativi? Come conformazione dell'Italia di Gala ci sta, beh sì dai. Quali giochi consiglio di prendere per la Switch? Classiconi, Zelda, Mario, Luigi. Molto fico Luigi. Magikarp. E nello zaino. In camera. Magikarp abbiamo preso Gyarados, quindi non ci serve. Ah, stai facendo anche il counter dei Magikarp, va bene. Altro Magikarp. Te volevi pescare qui solo perché volevi andare avanti col counter dei Magikarp, dimmelo. Dimmi la verità. Allora. Datemi un attimo, arrivo. Ok, allora, mangiata da Sigma, no, ci sono ragazzi, ci sono. Allora, abbiamo esattamente un tentativo da una pozza e uno dall'altro, poi devo chiudere perché comunque sono arrivate 2 di live e poi dobbiamo registrare, quindi non posso permettermi di andare in overtime ed è Magikarp. Sei contento, Ferdi? Dai, prossima live ricominciamo da qui. Salvo qui.
E continuiamo con Magikarp fino a quando non troviamo un Feebas. Ari Magikarp. Quindi, ragazzuoli, io devo scappare. Scappo, anche proprio fuggo da qui, fuggo dal gioco e in real life. se lo prendi per scambio, cosa? Il Magikarp? Non penso valga comunque, nel recount dei Magikarp. Io vi ringrazio, non scappate che vi lancio tramite raid dentro il canale di Arash. Feebas, va pescato, cioè la sfida che mi ha lanciato Ferdi è pescarlo, quindi lo pescheremo. La prossima volta ricominciamo da qui e rimaniamo qui fino a quando non peschiamo Feebas, ok? Ok, Nagia te Ferdi, tutte ce le inventiamo per perdere tempo, mi piace, va bene così. Ora, datemi il canale di Arash che vi lancio nel suo. Prepariamo delle discussioni, infatti, prepariamoci degli argomenti di cui parlare. Non potete usarli voi i comandi per contare, ragazzi, perché avreste dovuto aggiungere un altro Magikarp nel mio recount? Non l'ho pescato, quindi non avete la possibilità di farlo. Ecco qua. Allora, andate a raidare il buon Arash, scrivetegli Corviknight con agitazione, nuova call del VGC. E salutatelo, signori. Con Silvalli come faccio? Io ho più copie del gioco, quindi, cioè non ho più copie del gioco, ho più salvataggi del gioco, quindi Pokémon esclusivi, Pokémon singoli, roba del genere, vedasi Zacian di Pokémon Spada, vedasi Silvalli e tipo Zero, eccetera, me li passo dall'altro gioco, così hanno il mio AO. Almeno per finta, perché comunque anche sull'altro gioco mi chiamo Chiara, quindi nella scheda di gioco sembra uguale, non sembra scambiato, un cittino così, però è la cosa migliore che mi è venuta in mente. Ragazzi, scappo, buona live da Arash, andate a salutarlo, noi ci vediamo con la prossima live di Livindex domenica pomeriggio alle 4:30, ci troviamo esattamente qui sull'isola d'Elba per pescare Feebas. Ciao ragazzi.